ci troviamo a in qualche modo dover prendere atto del fatto che questi eventi accadono anche molto vicino a casa nostra. Quando avvengono così vicino, risuona in maniera molto forte la necessità di continuare a mettere in campo azioni efficaci di contrasto alla violenza. Ci ricorda che non sono i femminicidi, cose che succedono lontano da noi, che continuano ad accadere all'interno delle mura domestiche e familiari, e quindi che questa violenza necessita ogni giorno dell'impegno di tutte e di tutti noi, in particolare della rete territoriale. Si tratta purtroppo di un fenomeno che viene da molto lontano, un fenomeno profondamente culturale, radicato, un problema sociale, quindi non un'emergenza, non un raptus, non una follia, e non una questione di gelosia. E la violenza maschile sulle donne ha delle radici molto più profonde ed è per questo che Percorso Donna parla di necessità di una rivoluzione culturale su questo tema ed è per questo che ci occupiamo prevalentemente di formazione nelle scuole, nei luoghi di lavoro, per partire da lontano, per cominciare dal principio, veramente a capire quali sono le radici di questi fenomeni che accadono, continuano ad accadere ogni giorno e i cui numeri non ci rassicurano affatto. Però questo non significa che fermeremo l'azione di sensibilizzazione e di formazione continua, proprio per non parlare di gesti così vicini alla follia, non è questo ciò che sta alla radice di un femminicidio. Ecco, l'omicidio è la punta dell'iceberg di una violenza che si declina in tante situazioni, chiamiamole minori, però le chiedo che 2021 è stato per quel che riguarda il nostro territorio. Tutto quello che sta alla base di questo iceberg, tutto quello che sta sotto la base, sotto l'acqua, diciamo più invisibile, più sottile, più difficilmente riconoscibile, è ciò di cui noi ci occupiamo tutti i giorni. Percorso Donna opera all'interno del Centro Parla con Noi, che è il nostro centro antiviolenza provinciale, in coprogettazione con la cooperativa L'Adirinto e con l'ambito territoriale sociale 1, e i numeri del nostro centro antiviolenza sono numeri purtroppo che ci raccontano un 2000 e 21 in cui gli accessi sono aumentati, soprattutto a seguito di quello che è stato il lockdown. Gli ultimi 2 anni sono stati 2 anni che hanno colpito in maniera molto forte le donne, soprattutto quelle costrette a casa all'interno di mura domestiche di certo non sicure. Quindi le forme di violenza che vengono raccolte, vengono ascoltate, vengono supportate all'interno del centro antiviolenza sono le forme di violenza più varia, certamente la violenza fisica, ma non dobbiamo mai dimenticare che di solito nella maggioranza dei casi quando una donna è vittima di violenza fisica è molto spesso vittima anche di violenza psicologica, di violenza economica, di violenza sessuale. Quello che Percorso Donna sempre intende rimarcare è che dalla violenza si può uscire, si devono continuare a sostenere le donne che scelgono di intraprendere un percorso di uscita dalla violenza, perché da qui in avanti insieme non ci si debba trovare a commentare, come purtroppo oggi stiamo facendo, un femminicidio, ma storie di donne che riescono a uscire da quella che è la spirale della violenza.